Siano lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi amici e amiche, oggi è una bellissima e importantissima festa, perché è la festa delle feste, la festa della nostra fede divina e cattolica. Che festa è oggi? La festa della Santissima Trinità. Oh, sapete voi ragazzi chi è la Santissima Trinità, eh? Perché qua oggi ho questo catechismo che si imparano poche cose a memoria, che non è una cosa buona, quindi piano piano dovremmo ricominciare a imparare qualcosa. Sapete che cos'è la Santissima Trinità? Il più grande mistero che esiste in tutto l'universo, però quello più importante, perché la nostra fede divina e cattolica si fonda sulla Santissima Trinità. A catechismo si impara, e spero che lo impariate anche voi, se non come al solito che vi faccio. Ok, si impara che sono due i misteri principali della nostra fede. Barbara adesso sta buona e zitta. Allora, il primo è l'unità e la Trinità di Dio. Questo è il primo, perché tutti quanti gli altri misteri, tutto il credo dipende da questi. E il secondo è incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. Oh, se uno approfondisce bene questi due misteri, abbiamo bello che fatto, d'accordo? Ora, c'è un segno, amici cari, in cui ogni volta che lo facciamo questi due misteri ce li ricordiamo tutti e due, secondo voi? Sì o no? Ragazzi, nel nome del Padre e del Figlio, fatemi vedere come fate il segno della croce, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in alto, in basso, spalla sinistra e spalla destra, fatelo ragazzi, così facciamo un po' di pratica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando noi facciamo questo segno, sapete, questo è un segno importantissimo. Solo questo segno, quando ce lo facciamo, è un segno santificante. Solo farlo, fare il segno della croce, che significa santificante? Vuol dire che ci fa aumentare un pochino in grazia e tiene lontano il diavolo. Sapete questo qui? Il diavolo, sapete come scrive San Pietro, no? Come leone ruggente, ci sta sempre in giro, gira intorno. È un girovago, d'accordo? Cercando chi divorare, ma quando vede il segno della croce, sapete il diavolo che fa? Lo conoscete Speedy Gonzales? L'avete mai visto i cartoni animati? Quel topolino che corre come un dannato. Appena c'è il segno della croce, il diavolo scappa come un coniglio, capito? Perché questo è un mistero importantissimo della nostra fede. Nominiamo le tre persone divine, il Padre, il Figlio e dello Spirito Santo, tracciando un segno della croce. Che significa la croce? La croce è il segno più sacro che noi abbiamo, perché la croce è il luogo dove il nostro Signore Gesù è morto. Quindi se è morto significa che ha sofferto, e se ha sofferto significa che è diventato uomo. Allora, prima, chiare tutte queste cose? Ragazzi, ci siamo? Ci siamo? Sì o no? Ci siamo, ok. Secondo step. Secondo voi c'è una piccola o una grande differenza tra essere uomo e essere Dio? Che dite voi? C'è una piccola o una grande differenza? Mi guardate? Grande? Ma proprio no, grande. Se noi prendessimo una pulce, sapete quanto è piccola una pulce? Piccola, piccola, piccola. E mettiamo una pulce dinanzi a tutto l'universo, sapete quanto è grande l'universo? Milioni di anni luce sono dati gli astronomi adesso. Ancora non basta per dire quanto noi siamo piccoli dinanzi a ciò che Dio è. Cioè, noi purtroppo, fino a quando siamo in questo mondo, dico per i piccoli e per i grandi, ci abbiamo, guardate sempre l'altare, il velo. Tutte quante le verità di fede sono tutte quante velate, quindi noi le crediamo, le sappiamo, ma non ne siamo perfettamente consapevoli, né possiamo comprendere, né possiamo conoscerle perfettamente,
Perché se noi, se noi ci rendessimo conto che questo Dio eterno, vivo e vero, è sempre presente dinanzi a noi, sempre Dio a te e a me, non ti perde d'occhio. Sapete che significa un solo nanosecondo? Ininterrottamente sa tutto di te. Tutto, 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 tutto. Non soltanto quello che ti frulla per la testa, anche se non lo dici, i movimenti del cuore, le minime intenzioni, i minimi pensieri. Allora, oggi proviamo a vedere qual è la differenza che c'è tra essere Dio e essere uomo, perché è grossa. Ecco. Allora, Dio c'ha quattro cose che fanno di lui Dio, e noi non ce le abbiamo queste quattro cose. Quali sono? Chi di voi le sa? Sono i quattro attributi divini. Allora, il primo, Dio è eterno. Voi sapete che significa eterno? Che significa eterno? Chi è di voi che sa che cosa significa eterno? Voce però, se no, è non solo che non finisce mai, perché che non finisce mai si dice che è immortale, un immortale non può finire mai. Ma l'eterno, oltre che non finisce mai, che altro c'ha? Questo noi non lo possiamo comprendere perfettamente. Oltre che non finisce mai, sapete cos'altro c'ha? Che non comincia mai. Lo so che mi guardate, c'è una fanciulla, ti capisco, pure io faccio come te. Questa fanciulla l'ho fatto così. Perché noi non possiamo concepire una cosa che non comincia mai. Se voi andate indietro, Dio è da sempre e per sempre. In lui non c'è prima e non c'è poi. È sempre stato e sempre sarà. Perfettamente felice, beato, sempre uno e trino e sempre immutabile. Capito? Non lo ha fatto nessuno a lui. Lui è l'increato. Tutto quello che noi vediamo lo ha fatto lui, ma a lui non lo ha fatto nessuno. Ecco perché, così capiamo un pochino la scrittura, vi ricordate quando Mosè sale sull'Oreb, che Dio si rivela e gli dice il nome, vi ricordate? Dice, come ti chiami? Dice Mosè al Signore. Cosa risponde il Signore? Lo ricordate? Io sono colui che sono. Li studiate i verbi a scuola? Sì. Io sono. Che tempo è? Presente, passato, futuro, imperfetto. Io sono che tempo è? Presente, no? Io sono colui che sono. Vuol dire che in Dio passato e futuro non ci stanno. C'è solo il presente. Siete capaci di capire questa cosa, piccoli e grandi? Qualcuno di voi può assomigliare all'Altissimo? C'è qualcuno di voi che potrebbe dire con verità, io sono colui che sono? Poi io gli faccio una pernacchia che uno gliela posso fare dal pulpito. Nessun essere umano, neanche un angelo può dire una cosa, neanche la Madonna può dire una cosa di questo genere. Lo capite? Un pochino, no? Poco poco. Quindi questo è il primo attributo di Dio. Vogliamo vedere il secondo? Pronti a... Oggi voliamo su un'astronave, andiamo parecchio alti. Dio è immenso. Sapete che significa che è immenso? Le cose a catechismo bisogna fare imparare, Barbara e Natascia, poi glielo. Dio è immenso significa che Dio è, attenzione, in cielo, in terra e in ogni luogo. Attenzione, presente con tutta la sua potenza, con tutta la sua forza e con tutta la sua essenza. Voi sapete quanto è grosso l'universo? C'avete qualcuno di voi? C'avete telefonini? C'avete telefonini? C'avete le app che si chiamano mappa stellare? E che ce l'avete a fare telefonino allora? Scaricate questa app, no? E la sera, quando arriva la sera, prendete questa app, sono gratuite, e la puntate verso l'alto, d'accordo? Vi compaiono i nomi, tutte quante le costellazioni, le stelle. Sapete che c'è scritto vicino? Per esempio, questa stella sta solo a 4 milioni di anni luce. Avete studiato un pochino queste cose a scuola?
Sapete che significa 4 milioni di anni luce? Quanto è lontana? Sì. A che velocità viaggia la luce? Ditemi un po'. Lo sapete a che velocità viaggia la luce? I grandi lo sanno? La luce viaggia a 300.000 km al secondo. Sapete che significa? Quando andate a casa e accendete la lampadina, contate fino a 1. Quella luce che si è accesa ha fatto 6 volte il giro della Terra. È tanto, eh? 300.000 km al secondo. Sai che significa 4 milioni di anni luce? E 4 milioni di anni luce sta dietro l'angolo, è una delle stelle che sta più vicino di tutte, eh? Significa che devi fare 300.000 che è un secondo, giusto? Voi siete bravi in aritmetica, devi moltiplicarlo per 60 e fai un minuto, e quindi quanti chilometri sono stati fatti in un minuto? Già 300.000 per 60 è abbastanza facile, no? 1.800.000 sono 18 milioni di chilometri, 18 milioni di chilometri in un secondo, no, in un minuto, scusate. Poi devi moltiplicare un minuto per un'ora, devi fare un'altra 60 per 60, 18 milioni per 60 diventa un po' più complicato, non c'ho la calcolatrice, e hai fatto un'ora. Poi devi moltiplicare per 24 e hai fatto un giorno, e poi devi moltiplicare per 365 e hai fatto un anno luce. Già qua ci abbiamo milioni di chilometri, poi lo moltiplichi per 4 milioni. È un po' lontana sta stella, o no? Voi pensate che c'è qualche astronave che è capace di raggiungere la distanza di 4 milioni di anni luce, che è dietro l'angolo ancora, eh? No, non ci arriviamo. E secondo voi Dio lì ci arriva? Non è che Dio lì ci arriva, Dio lì è, e lui è lì e contemporaneamente è qui, e contemporaneamente è, capite che significa dovunque? Quanti siamo nel mondo? 8 milioni, 8 miliardi circa? Tutti quanti libri aperti dinanzi all'Altissimo. Lui sa esattamente tutto quello che stiamo facendo istante per istante. Di 8 miliardi di persone, così abbiamo il terzo attributo. Lui è onnisciente, sa tutto, anche i nostri pensieri. Qualcuno di voi è capace di sapere tutto quello che stanno facendo 8 miliardi di persone in contemporanea? Aspetta, credo proprio di no. Noi non raccapezziamo manco di quello che succede dentro la testa nostra, figuriamoci quella della testa degli altri. Dico bene o dico giusto? Ok. E poi facciamo l'ultimo attributo, e poi abbiamo finito. È onnipotente. Cioè, se Dio decide di fare una cosa, quella cosa si fa. E se il diavolo è cattivo, secondo voi, o no, è cattivo o è buono il diavolo? Guardate, il diavolo è cattivo e buono. Il diavolo è perfido. È forte il diavolo, secondo voi? È potente oppure no? Purtroppo sì. C'è qualcuno di voi che può competere contro il diavolo? No, ci va a mille pezzi, d'accordo? Se mangia il pezzetto a colazione, un pezzetto a pranzo, un pezzetto a cena. Ma se si scatena tutto quanto l'inferno e Dio dice shh, secondo voi all'inferno che fanno? Sapete che fanno? Fanno shh e nessuno fiata. Capito? Questo è Dio. Allora, attenzione, ultima cosa. Padre, Figlio e Spirito Santo, così capiamo qualcosa. Tutti e tre, ciascuno dei tre sono eterno, immenso, onnisciente e onnipotente. Perché questi quattro attributi che sono le principali caratteristiche dell'essere Dio li possiedono tutti e tre nella stessa identica proporzione e misura, e quindi sono un solo Dio in tre persone. Questo è quel pochissimo che si può percepire della Santissima Trinità. Allora capite voi, prima della consacrazione, concludo, noi diciamo che gli angeli e gli arcangeli stanno dinanzi alla Sua Maestà tutti quanti prostrati con le facce a terra e dicono santo, santo, santo. Uno dovrebbe fare un'altra omelia per spiegare santo, santo, santo. Il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Capite? Osanna significa un tripudio di gloria in excelsis, nell'alto dei cieli. Capito?
Questa è la visione del profeta Isaia, che dinanzi alla gloria dell'Altissimo gli angeli stanno tutti prostrati, tutti quanti annichiliti dinanzi a una grandezza così immensa. Tutto questo è in questa vita velato, noi lo conosciamo, e quasi se non ci crediamo per fede, perché chi non conserva la fede divina e cattolica, diceva il grande Santo Atanasio, in paradiso non ci va, Non basta conservare la fede divina e cattolica, bisogna fare pure le opere buone, ma la fede divina e cattolica è la base che ci dà l'accesso alla vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.